la biblioteca universitaria, che ringrazio perché ci stanno accogliendo molto bene, conterrà questa prima tappa storica che andiamo a vedere, la sala convegni, l'accredito stampa e la biglietteria d'emergenza. I biglietti si comprano su City Pass già da subito, ma venisse qualcuno che non ha ancora comprato il biglietto lo può fare qua, e ci sarà anche un merchandising di oggetti che sono stati realizzati, perché l'anno scorso quando abbiamo fatto l'evento di presentazione la shopper di Genova Jeans è andata a Ruba e quindi abbiamo rifatto. Questa tappa storica è molto interessante perché veramente è frutto della sapienza genovese, dagli studi di Marzia Cataldi Gallo sui temi della passione. C'è stato un gruppo di ricerca composto da Clelia Pirpo e Monica Bruzzone che hanno approfondito e fatto la cronologia delle origini, del jeans dalle origini ai giorni nostri. Qui ci sarà un exhibit divulgativo sull'impatto attuale della normale produzione del jeans sull'ambiente, sapete che è molto water consuming. La mostra racconta un percorso sporco, diciamo, che racconta l'impatto ambientale e le soluzioni invece che possono essere adottate per rendere la produzione del jeans virtuosa e compatibile con la natura. C'è un aspetto che è quello sociale, che è molto importante, perché sapete che in queste lavorazioni in tanti paesi c'è uno sfruttamento minorile molto forte. Questo è uno dei temi che il nostro partner Candiani, che è quello che ci ha aiutato a progettare questo exhibit, affronta proprio come azienda, con un approccio etico, e vogliamo spingere tutte le aziende dell'indotto italiano ad assumere le stesse prerogative, le stesse requisiti, perché il Made in Italy è forte come stile e come qualità, e dentro la qualità ci sta la sostenibilità anche sociale. E quando cercavamo una sede per Arte Jeans, che è questa magnifica donazione di 36 opere in tessuto jeans realizzate da artisti contemporanei italiani di livello internazionale, e grazie all'associazione Arte Jeans composta da Ursula Casamonti e Francesca Centurione Scotto, che è un'ambasciatrice di Genova, le hanno donate alla città per il futuro Museo del Jeans. Quando cercavamo la sede, un signore del Porto Antico, al quale sono molto grata, disse: "Viene, faccio vedere uno speciale", e ci portò in questo edificio dove c'è questo spazio che andiamo a vedere, che era chiuso da 20 anni, non era mai stato utilizzato dopo la ristrutturazione ed è ancora un cantiere, lo vedrete. Il sindaco è venuto a vederlo e si è entusiasmato, e quindi facciamo la mostra nel cantiere di quella che diventerà la sezione arte contemporanea del Museo del Jeans.